Immagina un itinerario completo con ciclabili in salita, forestali in quota, sentieri tecnici ma anche scorrevoli in discesa. Il tutto condito da panorami strepitosi sulle Dolomiti Trentine e il gruppo delle Pale di San Martino. Se questo è il percorso MTB che stai cercando, questo itinerario ad anello nel Primiero, che passa anche dal meraviglioso lago di Calaita, è quello che fa per te. Partendo da Fiera di Primiero, si imbocca subito la pista ciclopedonale del Primiero che segue il torrente Cismon verso Siror. La strada, che è accessibile anche ai mezzi motorizzati autorizzati, si impenna e sale a strappi. Poco più avanti il percorso si fa a uso esclusivo di bici e pedoni e a circa 6 km dalla partenza si raggiungono una serie di stretti tornanti che portano in quota fino al ponte sospeso di Funi sul rio Val della Vecchia. Il passaggio è suggestivo ma fattibile anche per chi come me soffre di vertigini. Un altro tratto particolarmente pendente porta a oltrepassare questa valletta per raggiungere il percorso forestale che svoltando a destra proseguirebbe fino alla Marga Civertaghe. Noi invece manteniamo le ruote sulla ciclopedonale fino a raggiungere San Martino di Castrozza, dove si iniziano a intravedere i panorami sulle Pale. Lasciamo il centro del paese per spostarci attraverso Via Laghetto alla stazione di base della funivia col Bricon Express. Il primo tratto sulle piste è davvero pendente, così deviamo un po' sulla strada affrontando un tornante che addolcisce l'ascesa fino all'invaso di Punta Cess. Proprio da qui parte la strada forestale e si può imboccare il percorso ciclopedonale che scende dal Passo Rolle e prosegue verso Caoria sul Sentiero Italia. Seguiamo questo percorso rimanendo sulla strada forestale Alta Cess, pianeggiante e immersa nel bosco verde di questa stagione davvero piovosa. Dal ponte sul rio in Val Cilgolera si può ammirare un panorama meraviglioso sulle Pale di San Martino, anche se da qui in avanti, anche per l'effetto devastante di vaia, si potranno vedere diversi scorci spettacolari sul Trentino orientale. Lasciamo l'itinerario in quota per tuffarci in discesa fino a ricongiungerci con un'altra forestale, seguendo una delle piste della San Martino Bike Arena. Se hai gambe e voglia puoi anche salire fino alla Malga Tognola e poi all'omonimo rifugio da dove iniziare il percorso di discesa completo, aggiungendo poco più di 200 metri di dislivello. Noi ci accontentiamo e imbocchiamo il percorso rosso di discesa a un'andatura turistica, scendendo nei tratti più tecnici. Incrociata la strada forestale verso Malga Crel, la seguiamo abbandonando il bike park e dirigendoci verso sud. Questo percorso forestale è piacevole e fresco nel bosco. Si scende veloci ma con pendenze dolci per circa 3 km fino a ritrovare la salita verso il lago di Calaita. Le prime rampe sono su strada, ma poco oltre un bivio segnalato ci fa imboccare un sentiero pedalabile solo nella prima parte. Da qui fino alla forcella Calaita si dovrà spingere la bici, ma per fortuna si tratta di poche centinaia di metri. Lo spettacolo, quando la piana del lago si apre davanti ai nostri occhi, ci fa dimenticare la fatica appena fatta. Il posto è meraviglioso e ci godiamo una pedalata fino all'albergo ristorante dove pranziamo con un piatto di canederli e spezzle. Proprio a fianco del parcheggio dell'albergo ristorante si vedono le indicazioni di un sentiero che si infila nel pascolo a sinistra. Lo prendiamo per scendere presto nel bosco e attraversare il rio che esce dal lago. Single trail divertente ci permette di ricongiungerci alla strada forestale Frate Doc Canazzè senza seguire l'asfalto. La forestale risale dolcemente e si pedala bene a stomaco pieno. Non ci vorrà molto a raggiungere un tornante sul quale lasciare la forestale e seguire ancora una volta le indicazioni del tracciato MTB che coincidono anche con l'itinerario della Primiero Dolomiti Marathon. Il sentiero che scende al passo della Gobbera è infinito e meraviglioso, tutto pedalabile e molto divertente nel bosco.
Giunto al passo, nella piazzetta di fronte alla chiesa si potrà riempire la borraccia alla fontana e subito seguire la risalita molto pendente indicata sempre con il tracciato della maratona. Questa ripida ascesa sarà l'ultima grande difficoltà, ma le bellezze del percorso non finiscono qui, perché il sentiero, largo e pedalabile, che porta in quota verso Fiera di Primiero, regala ancora qualche scorcio bellissimo sulla valle e, soprattutto, è costellato da meravigliose baite in legno tutte da ammirare. Un'altra ponte di funi ci permette di passare la valletta del Rio San Pietro per chiudere questo eccezionale giro MTB nel Primiero con una ripida discesa su Fiera.